Inizio thriller, quello del Bari, 3-1 pesante contro una neopromossa. Che cosa non ha funzionato? È stato un inizio da incubo, evidentemente bisogna rivedere qualche meccanismo in difesa. Io dico soltanto una cosa, il Bari è dei baresi, il Bari è di coloro i quali acquistano il biglietto, che fanno l'abbonamento, che fanno tanti chilometri per andare in trasferta. Ci devono rispettare. Tristezza totale. Posso dire, mi vergogno, è proprio vergognoso. Se io ero Longo, sembra di rivivere. Se io ero Longo, mi siedevo davanti a tutti e dicevo: Presidente, o mi dai i giocatori, o queste sono le dimissioni. Se fa così, io propongo un referendum che tutti quanti noi paghiamo noi tutto lo stipendio di Longo fino a fine anno, metto io i soldi insieme a tutti i tifosi e se ne va così almeno, perché così è vergognoso, è veramente. Cioè proprio io mi vergognerei pure a stare in panchina. Alla fine fa pur ha segnato Ricci. E ci ce ne frega, non ci ha segnato. Cioè, mette lo speaker, la lo speaker poi tutto convinto, mette la mu, pum pum, abbiamo segnato 3-0. Guagno che la Juve sta. Sono fortissimi. Allora, io penso che ci sia anche del buono oggi. Stranamente, il problema è un altro, il problema è che finché avremo a che fare con questa società, passatemi il termine, di pezzenti, perché sono pezzenti, c'è poco da fare, perché a questa squadra non mancano secondo me le idee, mancano evidentemente 4-5 giocatori, non si può affrontare una partita giocando uomo su uomo, perché questo è quello che abbiamo visto, con un centrocampo che non ha un giocatore di 1,80 m. Non si può giocare in difesa con una squadra che deve andare a pressare alto con Pucino che non se la fida neanche più a correre. Non si può giocare, peraltro, avanti con un giocatore come Lasagna, che sicuramente è un buon giocatore, ma non è mai stato una prima punta vera. Non è mai stata una prima punta vera. Qui stiamo ripetendo lo stesso errore dell'anno scorso. Due giocatori solamente in attacco e non prendiamo la terza punta. Stiamo ripetendo lo stesso errore, non capendo che abbiamo bisogno di gente di gamba. E purtroppo le situazioni sono sempre queste. Quindi al netto di qualcosa di positivo visto, alla fine ti trovi col 3-1. Che cosa non ha funzionato, diciamo, dopo un buon precampionato, un esordio da incubo? Non ha funzionato niente, secondo me. In ogni reparto non c'è stato nulla da fare. Ci sono state delle difficoltà fin dal primo minuto. Nel secondo tempo si è visto a sprazzi qualche attimo di gioco, ma per il resto niente. Bisogna intervenire sul mercato. Bisogna intervenire abbondantemente sul mercato. Una delusione con una neopromossa in casa 3-1. Non si può. Pesanti sì, ma necessitiamo di rinforzi. Assolutamente, perché siamo proprio difesa da rivedere, centrocampo da rivedere, attacco non ne parliamo proprio. Ci servono rinforzi. Purtroppo sì. E diciamo che siamo in continuità con il percorso dell'anno scorso, non si vede ancora la scossa, il colpo di Rini in avanti non si vede ancora, purtroppo. Sì, l'avventura del Bari in campionato, 3-1 pesante. Direi proprio di no. Comunque la Juve Stabia ha giocato benissimo, ottima squadra, non ha rubato il Bari. Non meritava. Aspettavamo qualcosa di meglio, però dobbiamo intervenire sul mercato perché... Ecco, dove interverrebbe lì? A difesa sicuramente, qualche ritocco a centrocampo. Poi se vogliamo prendere un altro attaccante è buono, però la difesa urge. Una difesa imbarazzante. Abbiamo effettivamente fatto qualche azione in attacco, ma in realtà grossi problemi in difesa. Speriamo di risolverli il prima possibile. Bisogna andare sul mercato subito. Sicuramente, rimediare con qualche difensore centrale. Identico, non è cambiato niente, amici. Però vabbè, ok. Aspettiamo quando rimborsi, 3-4. No, serve qualcosa. Serve. Bisogna cambiare la difesa, comunque... Sempre forza bar, speriamo. Vuoi aggiungere qualcosa? Stiamo aspettando da troppo tempo questi 3-4 giocatori che ogni settimana arrivano, non arrivano mai. Vediamo, speriamo. Sono con Francesco, sembra di rivivere praticamente il finale, anzi la stagione scorsa. Che cosa non ha funzionato secondo te? Ma tutto non ha funzionato, avevamo le idee, ma sono come quel ragazzo intelligente ma non si applica a scuola, niente. Secondo te, diciamo, si sono impegnati poco? Poco. Credo che questa squadra può dare tanto e aspettiamo anche questi 4-5 talenti. Che dovrebbero arrivare, no? Sì, almeno speriamo.
Dove urge, diciamo, intervenire? Non lo so, secondo me dobbiamo avere un altro centrocampista che giochi in panchina, che nel caso... cioè, sostituti, diciamo, quelli mancano. Benali e Maita ormai sono anche anziani, cioè hanno più di 30 anni, no? E dobbiamo trovare un sostituto anche per loro. Qualche giovanotto, diciamo. Grazie, Francesco. Vieni con Gerso, dai, Cerino e Gerso. Questo è un bello incontro. Sì, Gege, diciamo, sembra di rivivere un po' la scorsa stagione. Che cosa non ha funzionato quest'oggi? Ma guarda, venire nello stadio è sempre bello, no? È una sconfitta un po' meno, però è la prima. Dobbiamo rifarcela. Adesso bisogna avere molta testa, lavorare, testa bassa e pedalare. E alla prossima, perché il Bari è molto, ma molto grande per certe situazioni, quindi noi ci crediamo. Grazie, Giuseppe. Ciao, vuoi aggiungere qualcosa, Cerino? Che non può nasci a bacio canalone, sai il canalone dov'è? Sì. Lo sai dov'è? E te nasci a... che lo pizzi calzare!